Buongiorno, sono Filippo Dini, sono il regista dello spettacolo I Parenti Terribili, anche interprete nel ruolo di George, cioè il marito, dovrebbe essere il capofamiglia di questa casa. La storia è la storia di una famiglia come si dice oggi disfunzionale, cioè dove c'è una madre estremamente, forse quasi patologicamente innamorata di suo figlio unico. E un marito interpretato da me che appunto un po' assente, un po' vile, un po' come se si fosse ritirato dal suo ruolo, un po' ritirato e un po' espropriato da sua moglie, e la zia, ovvero la sorella della madre, che in qualche modo coordina questa casa estremamente difficile da gestire, una casa dove regna il disordine. Disordine mentale e anche pratico, insomma, nella gestione della casa. Tutto inizia quando il figlio, appunto, annuncia il suo fidanzamento con una ragazza, con una sua coetanea. Questo genererà una serie di questioni e discussioni, tradimenti, fino a esiti estremamente tragici. Il pensiero che questo ragazzo si possa allontanare dalla casa per la madre è insopportabile, è inconcepibile. La scenografia rappresenta appunto questa casa, ma in maniera un po' astratta. Il nostro Jean Cocteau era un autore, un artista estremamente astratto e invece con questa commedia ha voluto rappresentare la famiglia. Nello caso specifico, dato dalla sua epoca, la famiglia borghese. Per ciò che riguarda, quindi riportato un po' alla nostra contemporaneità, è la rappresentazione della famiglia, potremmo dire l'ultimo atto della famiglia, una colonna portante del nostro vivere sociale che oggi nella nostra vita quotidiana stride, comincia a traballare, almeno così come lo abbiamo vissuto, immaginato in tutti i secoli del passato. Proprio per questa impossibilità appunto dell'uomo e la donna di riuscire a confrontarsi nel nostro contemporaneo. Appunto dicevo, la scena rappresenta nel primo e nel terzo atto la stanza di Yvonne, cioè la sua camera da letto. Nel nostro caso è appunto rappresentata in maniera lievemente astratta, ovvero c'è il suo letto, c'è con le coperte, col comodino, con tutte le sue cianfrusaglie, appunto, perché vive nel disordine. Però le pareti, diciamo, della stanza sono rappresentate da una specie di labirinto che è molto intricato, che rappresenta appunto la difficoltà appunto di questa casa di riordinarsi, di trovare un ordine. Il secondo atto invece è la casa di Madeleine, ovvero Madeleine è la giovane ragazza che è la nuova fidanzatina di Michel, cioè del figlio. Ma non è soltanto questo, si rivelerà avere diversi rapporti con ogni membro di questa famiglia, per non, non, che non racconto, per non spoilerare appunto la trama. Invece la casa di Madeleine che occupa il secondo atto vive nell'ordine, quindi c'è il divano, c'è un tavolino con due sedie, c'è qualche pianta e lo spazio è molto ampio, respira, è segno di un ordine e di un centro che finalmente Madeleine è riuscita a conquistarsi nella sua vita. Appunto poi il terzo atto si ritorna nella camera di Yvonne, nel suo disordine, e anche qui la scena non ritorna esattamente come l'abbiamo vista nel primo atto, ma le pareti sono tutte scomposte, proprio perché la storia va degenerando e quindi anche lo spazio va degenerandosi e tutti i rapporti vanno esplodendo in questa famiglia estrema, in certi tratti paradossale, però in qualche modo lo specchio del nostro contemporaneo, lo specchio di un disordine che forse regna nella definizione di famiglia oggi. Questo è il mio, non so, il mio ultimo, spero, non lo so, il mio ultimo atto nei confronti della famiglia. Come dicevo, il finale è estremamente tragico e rappresenta in qualche modo la sua disgregazione.
mi auguro che sia frutto di, a parte di divertimento ovviamente, ma anche frutto di riflessione sul nostro vivere quotidiano, della concezione che abbiamo della vita quotidiana nelle case di ognuno di noi. Riguardo ai costumi, mi sento di dire che sono contemporanei, con un lieve accenno all'astrazione, nel senso, cioè al disordine nel quale vivono queste persone. Chiamano la loro casa, la loro famiglia, il carrozzone, come se ci fosse un retaggio circense o qualcosa del genere, o qualcosa di comunque in movimento. E quindi i costumi sono un po' eccentrici in un certo senso, e per quanto riguarda tutta la famiglia, però certamente sono contemporanei, di qui il mio tentativo, il mio desiderio di rappresentare la famiglia di oggi, anche in maniera molto estrema, nella speranza che ci si possa riconoscere appunto in un paradosso. Le musiche sono, per quanto riguarda il primo e terzo atto, cioè la casa di Yvonne, sono suoni, sono riferimenti sonori più che vere e proprie melodie. Invece nella casa di Madeleine regna la melodia, quindi c'è molta musica di vario genere, e si ha la possibilità nel secondo atto, io spero, di accedere in un luogo piacevole anche all'udito, quindi per quanto riguarda la musica, che verrà certamente rovinato e infangato e umiliato dall'arrivo della famiglia appunto nella casa della giovane vittima, della giovane Madeleine.